Siete sul robotino da pulizia. Siamo a Milano. Salve a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di esperimentificio.com. Oggi faccio l'intro un po' veloce, ma siamo in metro, come potete vedere, di Milano. Però c'è tantissima gente. Ovviamente, cosa può piacere a Michelangelo? La nave e anche l'aereo. Cos'è quella? La PS1. Cara nonna Rosanna, questa qui è in un museo e tu me l'hai buttata via. Sta ruotando, come potete vedere. Ok, non faccio ridere a nessuno. Fammi vedere il peso ecologico della banana. Razza. Timmer, Pantheon, no, rotonda. La plastica non le ferma. Legno. Poco. Un pochino. Acqua. L'acqua le ferma tantissimo. Poi cosa cos'è? E questa è la sorgente di Nicola. La mano le ferma. Allora, il ricevitore deve captare il segnale radio, come capta con l'antenna, esatto. Poi che lavora la camicia. Ok. Sintonizzatore, esatto. Dopo il sintonizzatore cosa serve? Aspetta un attimo, no? Ti dice che il ricevitore è la componente che contiene informazioni e quella che li trasporta, segnale importante. Hai ricominciato. Vabbè, niente, questa è roba mia. Acceleratori. Ecco che arriviamo al mio fuori. Thank you.
Dove andiamo, Miche? Nel Toti, un sottomarino. Sapete come si riconosce un sottomarino da un sommergibile? Nel sottomarino c'è la punta arrotondata, mentre il sommergibile ha un, tipo una punta a triangolo. Questo è il rumore che facevano i motori! Michelangelo e Diego. Ciao. Ci vediamo in un prossimo video di esperimentificio.com. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, per favore. E papà vi deve dire una cosa: se volete sostenere il canale c'è il link in descrizione per delle donazioni.
Ti sei divertito sul sottomarino? Ovvio. Ciao a tutti. Ciao. Mi sono scordato di dirvi una cosa. Ah, è così. Scrivetemi nei commenti la risposta della domanda che vi faccio. Che altro youtuber vi porta questo? Vi porta queste robe? Non fate timidi. Rispondete sotto nei commenti, dai.